Una buona giornata e un buon inizio di settimana da parte della redazione del TG6. In apertura del nostro telegiornale andiamo a Pescara, dove in conferenza stampa si è parlata di un utilizzo distorto dell'autovelox nel territorio provinciale di Pescara. Lo sostengono alcuni amministratori di centrosinistra del territorio che chiamano in causa anche le amministrazioni comunali. Il servizio è di Paolo Renzetti. Si è tenuta questa mattina a Pescara la conferenza stampa convocata dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli alla presenza di numerosi amministratori di alcuni comuni del Pescarese per parlare dell'utilizzo, per così dire, distorto degli autovelox sul territorio provinciale. È intervenuto anche Carlo Spaziani, già ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale in pensione ed esperto nazionale di sistemi autovelox. In realtà ci sono tante lacune nella normativa e molti autovelox, anzi la maggior parte, direi quasi tutti, non rispettano quello che recita il codice della strada. In particolare me ne viene uno in mente, l'articolo 1 del comma 1 del codice dell'articolo 142 del codice della strada. Questo articolo parla dell'analisi degli incidenti, dell'incidentalità nell'ultimo quinquennio. Nel caso specifico di Scafa, ma anche possiamo parlare di Pianella, in quel tratto di strada negli ultimi 5 anni non ci sono stati incidenti. Quindi un requisito fondamentale era proprio la presenza di incidenti in quel tratto di strada, e quindi è solo in quel modo che si fa veramente prevenzione. Noi abbiamo chiaro in mente che l'obiettivo dei comuni non è fare prevenzione, ma è solo esclusivamente fare cassa, e questo lo dicono i numeri, lo dicono gli atti del bilancio. Facciamo un esempio, prendiamo il caso di Manopello. Già quell'autovelox è in posizione irregolare per la legge 120/2010, articolo 25,2, in quanto quell'autovelox deve stare a non meno di 1 chilometro dall'incrocio, e quello invece, sia direzione verso Roma che direzione verso Pescara, sta uno a circa 10 metri, un altro sta a 50 metri. Poi ci sono anche altre norme che riguardano le spese di accertamento, che sono notevolmente gonfiate, e questi soldi, diciamo che apparentemente non si sa a chi vanno, mentre invece io lo so a chi vanno. E quindi c'è anche una violazione di legge prevista dall'articolo 2401 del codice civile e 640 del codice penale. Andiamo a Chieti, dove oggi c'è stato l'ultimo incontro dedicato alla formazione dei docenti per contrastare le culture della violenza e delle mafie a cura dell'Associazione Libera. All'ultimo incontro del ciclo di formazione, in collaborazione con la Prefettura, presente anche la Vicepresidente nazionale Daniela Marcone. Il servizio di Serenia Secondi. Un percorso di educazione civile per sensibilizzare le scolaresche alla lotta contro le mafie, un corso di formazione che è iniziato da settembre 2021, si conclude oggi con la presenza proprio della figlia di una delle vittime delle mafie. Gilda Pescara, sulla base di quali linee guida vi siete orientati per questo tipo di corso? Quest'anno abbiamo inteso dare uno sviluppo ulteriore al lavoro contro le mafie, con segni narranti, la rete di scuole, di 21 scuole della provincia, che dall'inizio dell'anno per l'appunto ha insieme alla prefettura concordato un itinerario formativo, intende lasciare un segno concreto di impegno nei territori, perché dalle storie delle persone che saranno ricordate dagli studenti si possano seminare, ecco, appunto, dei piccoli germogli di impegno civile da parte degli studenti, che riteniamo essere molto importante per una scuola che educa la città. Beh, sono trascorsi 27 anni e sicuramente far comprendere ai più giovani come il passato parli nel presente, soprattutto in senso di una memoria non retorica, leggere tanto le notizie locali soprattutto, di capire quale sia la realtà che li circonda, ed avere uno sguardo non disperato, non pensando che non si possa fare nulla, ma che davvero dobbiamo costruire insieme un impegno che dia speranza. Un esempio concreto: scrivere la vittima come colei o colui che si è venuto a ritrovare nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Questo è il tipico stereotipo narrativo, che non solo incolpa ulteriormente, ecco, vittimizza ulteriormente la vittima, ma non fa comprendere il vero danno che le mafie o la criminalità in generale compiono a tutti noi.
Un progetto da circa 2 milioni di euro, finanziato da pubblico e privato, che ridisegnerà la costa di Montesilvano in prossimità del Fosso Mazzocco. Sorgerà il pontile più lungo d'Italia con tanto di trabocchi. Giuseppe Dintino. Anche Montesilvano avrà i suoi trabocchi. Presentato questa mattina il progetto di riqualificazione da circa 2 milioni di euro del Fosso Mazzocco. Qui sorgerà un pontile di 340 metri, il più lungo d'Italia, che culminerà con una forma M, M come Montesilvano, dove verranno realizzati dei trabocchi. Diventa un rendimento dei lavori pubblici arricchito da una sua valorizzazione, cioè valoriamo questo aspetto attraverso che cosa? Un pontile, una stazione permanente dove ci sta un laboratorio di biologia marina, due infrastrutture che servono alle istituzioni per attività sociale e non, e poi il fatto di dare alla città di Montesilvano questo pontile che va a 300 metri, che consente poi a chi viene con la barca di potersi ormeggiare sotto il pontile, salire e venire sulla strada. Il cantiere partirà ad ottobre 2023 e dovrebbe terminare nel 2024. Marsilio si è detto favorevole a cofinanziare il progetto, ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma ci saranno anche fondi privati dei balneatori che continuano a investire, benché tra un paio di anni potrebbero vedere revocate le concessioni. Beh, noi intanto abbiamo il titolo demaniale che ci scade il 2033, poi discutiamo se è nullo o non è nullo, ma nel frattempo ragioniamo in questi termini qua. Il ritorno però dovrebbe essere anche ambientale. Le acque reflue che confluiscono nel fosso ristagnano sulla battigia. Con la nuova infrastruttura saranno scaricate a largo, con benefici, dicono i tecnici, per la balneabilità delle acque. Puntiamo alla bandiera blu, ha dichiarato il sindaco De Martinis. Il Fosso Mazzocco da anni ci costringe a interventi volti appunto a evitare malodore, ristagno di acque reflue che si depositano proprio sulla spiaggia e durante i periodi estivi, insomma, per una città turistica questo rappresenta davvero un problema importante, ma al tempo stesso con quest'opera noi regaleremo al territorio un qualcosa di davvero bello, davvero funzionale, con la restituzione appunto di spazi che da poter fruire lontano dalla spiaggia. Si chiama Il ruolo della città nuova, l'evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso, in programma venerdì 25 febbraio a Pescara con il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Vediamo. Come ripensare la città di Pescara? Questo è il senso dell'appuntamento che si terrà venerdì 25 febbraio alle 16 a Palazzo di Città, alla presenza fra gli altri del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. L'evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso verterà sul ruolo della città nuova e su come con i fondi del PNRR trasformare il capoluogo adriatico. Si parlerà della linea ferroviaria Pescara-Roma, delle aree di risulta, dell'ex COFA, del trasferimento del carcere San Donato, della destinazione dell'aeroporto militare e delle problematiche del fiume. La Pescara-Roma ferroviaria non è vero che purché si faccia va bene, come sostengono alcuni condonisti. Noi dobbiamo fare in modo che quest'opera sia la migliore possibile, perché sono irripetibili queste opportunità. Non è vero che prima sbagliamo e poi dobbiamo impiegare i prossimi 30 anni a cercare di trovare rimedio. Abbiamo già dei monumenti dell'errore in Abruzzo all'insegna di questo modo di procedere. Le aree di risulta non sono ripetibili a Pescara, quelle sono 129.000 metri quadrati, non possiamo sbagliare. Il Palazzo della Regione deve generare dove si fa un nuovo centro. Quando nel 1993 l'allora giunta Pace arrivò a fine 93, e anche l'allora giunta regionale e l'allora giunta provinciale concordarono che fosse il quartiere 3 la sede del Palazzo della Regione, era non perché si aveva in antipatia il centro di Pescara, ma per fare in modo che il Palazzo della Regione portasse con sé riqualificazione, rigenerazione, portasse con sé un nuovo centro distante dal centro tradizionale della città. Così come noi abbiamo partite significative, la qualità del fiume.
Il sistema idrico della città di Pescara va ulteriormente potenziato con le risorse che ho lasciato io come Presidente della Regione, circa 50 milioni di euro al servizio di questo sistema urbano. Ma noi dobbiamo adesso dichiarare guerra ai problemi del fiume Pescara, arrivando a lavare l'acqua del fiume Pescara per fare in modo che torni un giacimento di Dio. Altra questione, spostiamo le carceri da Pescara, portiamole in un dove territoriale concordandolo con i comuni esterni. L'ex Cofa può essere dato in concessione ai sensi della 241 almeno per 90 anni alle esigenze della città di Pescara. Noi lo abbiamo fatto per il manicomio di Teramo al servizio delle esigenze della città di Teramo. E noi andiamo proprio a Teramo, dove questa mattina è stata presentata la nuova stagione di prosa curata da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise. Il cartellone prevede 5 spettacoli che si terranno dal vivo al Teatro Comunale di Teramo. Una programmazione moderna e attenta ai temi sociali. Tania Bonici Castelli. Una comunità che riparte dopo la pandemia, una comunità viva e dal vivo, quella di Teramo, che sceglie la cultura per ricominciare a stare insieme. E lo fa con il teatro e una nuova stagione di prosa, curata da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise, che con 5 appuntamenti da marzo a maggio prossimo al Teatro Comunale farà di Teramo la capitale del teatro moderno. L'edificio teatrale evidentemente non è soltanto il palcoscenico, non è soltanto il luogo di incontro mondano, ma è anche un retropalco dove ci sono strutture, ci sono sale, ci sono luoghi dove gli artisti, tanti in Abruzzo e tanti bravi e giovani anche, devono trovare un luogo dove incontrarsi, dove proporre. Dobbiamo tornare ad essere una collettività in tutti i sensi e questo speriamo possa essere il compito del nuovo ACS. Ognuna delle 5 proposte della prossima stagione di prosa al Teatro Comunale di Teramo affronterà temi sociali duri e impegnativi, come Misericordia, testo scritto e diretto da Emma Dante, o Museo Pasolini con Ascanio Celestini. Lei ha parlato di nessuna vanità, ma di contenuti importanti. Sono ovviamente realtà teatrali molto importanti, che hanno però un filo conduttore. Ogni operazione che loro portano avanti è sempre finalizzata alla valorizzazione dei contenuti che il teatro sa proporre. Contenuti importanti, professionalità altrettanto importanti, ma che sono tutte al servizio di questi temi, perché sono temi estremamente poetici, temi che avranno a che fare con problematiche sociali, dell'inclusione, dell'esclusione, temi legati all'amore, al rapporto, al bisogno di evadere dalla realtà. Tra le novità di questa nuova stagione teatrale ci sarà il legame stretto tra cultura e sociale. Intanto si è partiti dalla partecipazione attiva di istituzioni e associazioni del territorio che concorreranno alla programmazione degli spettacoli. Una sfida che faccia della cultura uno degli elementi aggreganti per rinsaldare quella che è la nostra comunità, farlo attraverso dei canali che sappiano avvicinare tutte le generazioni al mondo della cultura in tutte le sue sfaccettature. Questa è stata la sfida di ACS. Noi come amministrazione comunale ci siamo, altrettanto orgogliosi di aver visto oggi in platea questa conferenza stampa tutti gli attori culturali della città, a segnale proprio di una ripartenza di una rigenerazione secondo canali e canoni diversi rispetto al passato, una interazione, un rapporto sinergico tra tutte le realtà del territorio e quindi evidentemente a dimostrazione del fatto che Teramo è pronta a cogliere la sfida per il futuro. Torniamo a Pescara perché il Comune ha presentato il progetto di restauro della fontana di Ettore Spalletti, opera di pregio a dell'Insigne, pittore e scultore abruzzese scomparso di recente. Si tratterà di un'opera che potrà essere sostenuta con l'Art Bonus. Vediamo. Presidente Bozza, quella di oggi è una bella giornata anche perché viene annunciato il restauro della fontana che si trova dinanzi al Tribunale e che rappresenta una bellezza per la città di Pescara. Sì, sì, noi ci teniamo moltissimo, il Tribunale è in prima linea in questa battaglia per il restauro della fontana, sono ormai 2-3 anni che andiamo avanti, però adesso siamo direi a buon punto, ci serve ancora una parte del finanziamento e per questo tramite il bonus arte questa conferenza
conferenza stampa noi contiamo di raccogliere quello che ci rimane da raccogliere di denaro per affrontare la spesa, che non è indifferente della Fontana, è di un grande maestro, una persona a cui eravamo molto vicini, e quindi contiamo fermamente di restaurarla in tempi brevi, così come già abbiamo fatto con i cerchi di Pistoletto per l'opera dello stesso maestro Pistoletto, adesso cerchiamo di farlo anche con la Fontana. Oggi presentiamo in conferenza stampa la volontà dell'amministrazione comunale, del Tribunale di Pescara, quindi il Presidente del Tribunale di Pescara, di diversi imprenditori della Fondazione Pescara Abruzzo, di riqualificare la Fontana del Maestro Spalletti, un'opera d'arte che noi abbiamo al Tribunale di Pescara e che si aggiunge alle altre due opere d'arte di Cucchi e di Pistoletto. Quella di Pistoletto è stata riqualificata e ristrutturata nei mesi scorsi e oggi puntiamo alla riqualificazione di questa meravigliosa Fontana, che è veramente uno spettacolo e che deve diventare un altro elemento culturale e artistico da rivalutare nella nostra città. Lo facciamo attraverso un'operazione di Art Bonus, coinvolgendo gli imprenditori pescaresi e non, perché su questa fontana c'è l'interesse anche di soggetti al di fuori della nostra città e della nostra regione, perché è un'opera d'arte di un maestro conosciuto in tutto il mondo. Quindi ci muoveremo con questo intervento, ovviamente partecipando direttamente come comune, come fondazione, con tutti gli enti che vorranno e con tutti coloro che vorranno investire in un'operazione culturale importantissima per la nostra città. Come ogni lunedì apriamo la nostra ampia pagina dedicata allo sport, altra gara deludente per il Pescara che si fa imporre il pari 1-1 da una Fermana che ha giocato quasi un tempo in 10. Recriminazioni in casa biancazzurra per il gol annullato a Ferrari in pieno recupero, che è costato anche il cartellino rosso per il centravanti argentino Paolo Renzetti. E il Pescara del girone di andata confusionario, inconcludente e nervoso. Si spiega anche così l'1-1 di Fermo, che serve a poco e allontana il terzo posto. Male nel complesso i biancazzurri, nonostante quasi un tempo in superiorità numerica. Gli oltre 500 tifosi arrivati in terra marchigiana meritavano sicuramente di più. Auteri manda in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 e con Pontisso trequartista, con Clemenza e Rauti a ridosso di Cernigoi. A centrocampo si rivede da l'inizio De Risio. I marchigiani senza Marchi squalificato giocano con il 3-4-3. Al nono primo squillo ospite con la punizione tagliata di Pompetti ed il colpo di testa in area di Rauti, che mette la sfera sopra la traversa. Al 17esimo però, al primo vero affondo, la Fermana si porta in vantaggio. Punizione di Simonelli dalla tre quarti e palla respinta di testa De Gherardi prima di un batti e ribatti con la conclusione di Pannitteri e la respinta di Sorrentino con la sfera che finisce al giocatore marchigiano Cognini, che a due passi dall'estremo biancazzurro non sbaglia, mettendo il pallone in rete. Fermana 1, Pescara 0, e marchigiani così in vantaggio. Ed ennesima gara in salita invece per il Delfino. Alla mezz'ora buono spunto di Pompetti per il Pescara, che poi però dai 20 metri conclude malamente al lato, e la squadra di Auteri a fare la gara, come si suol dire, non riuscendo però a creare grattacapi al 43enne portiere di casa Ginestra, mai chiamato al lavoro. Tutto qui nel primo tempo, un Pescara largamente insufficiente e senza idee, che rientra negli spogliatoi tra le rimostranze dei propri tifosi insoddisfatti della prova offerta. Nel secondo tempo c'è un solo cambio con Sperotto al posto di Urbinati fra i locali. Al quarto la Fermana resta in 10 per il secondo giallo ad Alagna. Riolfo corre ai ripari con l'ingresso in campo di Parodi per Simonelli. Nel Pescara al nono spazio a Dursi per De Risio. In superiorità numerica la formazione abruzzese è ora obbligata a trovare almeno il gol del pareggio. Al 12esimo ci prova però il neoentrato Dursi, che da prima del limite mette il pallone di poco al lato. Ora i biancazzurri attaccano a pieno organico. Al 16esimo proprio Dursi viene atterrato da Mbaye in area marchigiana con Mirabella di Napoli, che senza esitazioni assegna il rigore con lo stesso giocatore pescarese, che non sbaglia segnando il gol dell'1-1 sotto la curva dei tifosi pescaresi.
Ristabilita la parità, ora il Delfino ci crede con Auteri che al 22esimo manda in campo Ferrari per Rauti. Il Pescara ora in campo continua a premere alla ricerca del vantaggio con i ragazzi di Riolfo che si rivedono però alla mezz'ora con una conclusione fuori misura di Graziano. Al 33esimo arriva poi la risposta abruzzese con la traversa di Pontisso dopo il tocco di Ginestra. Prima di entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita con le due squadre che si allungano e con la Fermana in affanno ma comunque sempre viva e Ferrari e compagni protesi costantemente in avanti senza però riuscire a creare, nonostante la superiorità numerica, vere e proprie occasioni da rete. Al 96esimo poi l'ultima emozione di una gara incredibile con la rete di Ferrari annullata dal direttore di gara per un sospetto tocco con la mano dell'attaccante abruzzese che viene ammonito per la seconda volta ed espulso dal direttore di gara. Finisce così il match con il Pescara in 10 e con l'attaccante pescarese che sarà costretto a saltare la gara di mercoledì a Pesaro. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria, con il terzo posto questa sera più lontano. Un primo tempo da cancellare, una ripresa alla riscossa. La gara di Gubbio ricacca quella di Viterbo per il Teramo che va sotto di due gol, poi rimonta, strappa il pari, recrimina nel finale per la mancata concessione di un calcio di rigore al Barbetti. Finisce 2-2, Jacopo Forcella. Non proprio come a Viterbo, ma quasi. Il Teramo da esportazione ormai è divenuto specialista delle rimonte da 2-0. Come una settimana fa il doppio svantaggio non tramortisce il diavolo, che a Gubbio prende il secondo pari in pochi giorni e fa salire a 4 i risultati utili consecutivi. L'avvio per atteggiamento è persino peggiore di quello del Rocchi e la punizione di Cittadino Beffarda al 7° trova il fondo della rete, confermando quello che Torrente aveva anticipato in fase di presentazione sull'importanza delle palle inattive. Diavolo totalmente inesistente. Bois prova un paio di sortite sulla destra, ma al 19esimo Sainz Mazza trova un corridoio enorme per Dudu Magni, cui piattone sinistro è imprendibile per Perucchini e vale un doppio vantaggio al Gubbio che sarebbe triplicabile in transizione al 23esimo, quando da Arena a destra il pallone va dalla parte opposta a Sainz Mazza, mancino sull'esterno della rete. Quello del Gubbio è pressoché un assedio. Perucchini è miracoloso sulla testa di Redolfi da corner poco prima della mezz'ora. Spalluto, minuto 32, ruba palla uno Jacoponi in difficoltà clamorosa sbagliando l'appoggio decisivo per Dudu Magni. Lo stesso che con Sainz Mazza costruisce un triangolo ampio che libera il numero 20 allo scavetto, salvato per l'ennesima volta da un Perucchini versione saracinesca e con una prima frazione davvero disastrosa, che Guidi prova a lasciarsi alle spalle togliendo Jacoponi e De Grazia per Soprano e Malotti, poi anche D'André e Viero, per un 4-3 che è l'anticamera di una gara che, nonostante la doppia occasione del Tris, l'ennesima sciupata da Arena e Spalluto, si riapre con il gol bellissimo di Arrigoni dalla distanza, destro all'incrocio dei pali e Ghidotti è battuto. Viterbo riecheggia, la rimonta impossibile che pare irreplicabile si materializza invece a metà tempo con Bernardotto respinto da Ghidotti e con Malotti che pesca e trova D'Andrea sotto misura per il gol del clamoroso 2-2. Inerzia completamente ribaltata, ma che il neo entrato Sarau potrebbe riportare sui binari umbri col colpo di testa, minuto 75, che centra la base esterna del palo. Ma è colossale l'opportunità che Migliorini, anche lui neo entrato, di fatto regala da Rigoni, la traccia per servire D'Andrea, tiro parato e respinta che libera proprio il capitano biancorosso, che si trova la strada sbarrata al momento della battuta decisiva, anche se forse con una mano galeotta in area dello stesso Migliorini. Finisce 2-2, il Teramo prende e porta a casa. Col Modena mercoledì sarà durissima, ma in quanto a carattere, ancora una volta la risposta è arrivata direttamente dal campo. Scendiamo di categoria, un colpo di testa del solito Fabrizi nel primo tempo consente al Chieti di espugnare Fano 0-1, quinta vittoria consecutiva per i neroverdi che entrano in zona playoff. Thomas Del Bianco. Quinta vittoria di fila per il Chieti, che esce vincente allo stadio Mancini per 1-0 in casa del Fano, che invece non riesce a bissare il successo di domenica scorsa a Castelfidardo. Nei primi 5 minuti i padroni di casa prendono il pallino del gioco, facendosi vedere in un paio di occasioni nell'area degli abruzzesi. Al secondo minuto, con un colpo di testa di Ricci, senza particolari velleità, ben più pericoloso invece il tiro di Tortori al quarto, che Forti riesce a respingere. Da lì in poi il Chieti è venuto fuori. Al decimo, tiro di Bassini da fuori, senza pretese. Al dodicesimo,
la conclusione di Mariani da fuori area è insidiosa. Stafestas manda in angolo. Al 31esimo il gol del Chieti. Arriva un cross per Fabrizi che di testa non sbaglia, 1-0. Passano due minuti e gli ospiti si rendono ancora pericolosi, con un'incursione che Granata riescono a risolvere mandando in corner. L'Alma si fa vedere dalle parti di Forti nei tempi di recupero del primo tempo, con una punizione di Zanni che finisce a lato. Nella ripresa il Chieti non indietreggia. All'11esimo un tiro ravvicinato di Orlando intercettato da Stafestas. 5 minuti più tardi ancora gli abruzzesi in avanti con un cross insidioso di Mariani respinto dalla difesa. Inizia la girandola dei cambi. In casa Chieti entra Eluasni per Bassini. Tra Granata, fuori Zanni e Manè, dentro Variale e Zanolla. Si fa vedere il Fano dalle parti di Forti al 21esimo della ripresa, con Casolla pericoloso a pochi passi dalla porta, niente da fare. Ancora un cambio per il Chieti, entra Verna, esce Fabrizi. E due per il Fano, in campo Trillò e Serges al posto di Tortori e Del Rosso. Il Chieti infine sostituisce Ventola con Koulibaly, ultima occasione per l'Alma, tiro di Zanolla di poco a lato. Cartellino rosso per Licaxiu nei minuti di recupero per fallo su Puglielli, anche lui subentrato in corsa. Finisce così 1-0. Il Chieti festeggia sotto la curva il quinto successo consecutivo. Amarezza in casa Fano. La lotta per la salvezza continua. E ora il Castelnuovo che batte in rimonta il Castelfidardo e trova la prima vittoria in questo nuovo anno. Vediamo. Prima vittoria nel nuovo anno, primo successo al comunale e vittoria di vitale importanza nello scontro diretto della zona playout contro il Castelfidardo. Il Castelnuovo fa 2-1 e sorride finalmente dopo tre sconfitte consecutive accumulate da inizio anno, ricominciando a muovere la classifica. Di Fabio non recupera Lorenzo Emili e deve rinunciare anche a Camilleri, Ludovici e Serafino con Bubalo terminale offensivo assistito da De Giglio, Ragni e Sparvoli. 4-2-3-1 anche per il Castelfidardo con Camarà centravanti della formazione dell'ex giocatore del Teramo Benedetto Mangiapane. Sarà un primo tempo da solo Castelfidardo e ben poco Castelnuovo, e non solo per il gol ospite su cui si chiude la prima frazione. Gara che fa fatica in generale ad accendersi e che ha la prima emozione proprio con la rete dei marchigiani, quando un cross dalla destra al 18esimo trova una corta respinta della difesa neroverde per Bracciatelli che arma il destro ed infila alle spalle di Alonzi il vantaggio. Il Castelfidardo si fa ancora pericoloso con alcune occasioni potenziali. La prima arriva al 24esimo, quando dopo un rimpallo la palla arriva a Braconi e San Severino provvidenziale a chiudere. Al 32esimo ancora Braconi, servito da Cardinali, prova in acrobazia ad inquadrare la porta, non trovandola. Al 38esimo Casimirri perde palla e lo sviluppo dell'azione porta Camarà al tiro, con Alonzi bravo a chiudere lo specchio. Per un Castelnuovo che fa estrema fatica a proporsi in avanti, il primo episodio a favore arriva al 39esimo. Quando Faieri media il secondo giallo per un calcione rifilato a San Severino. Il direttore di gara lo invita a lasciare il campo, con i neroverdi a giocare con l'uomo in più per cercare di ribaltare la partita. Ma Giappone lascia il solo Camarà terminale offensivo per posizionare due linee da quattro alle sue spalle e cercare di nascondere da lì in avanti l'uomo in meno. La prima azione degna di nota del Castelnuovo si vede al quarto della ripresa, quando Prestiani viene liberato per il tiro ma fa partire un destro che è praticamente un invito alla semplice parata di De Malia. I neroverdi però premono e trovano il pareggio al 13esimo, quando Sparvoli concretizza un'azione insistita dei suoi e fa festeggiare la tribuna del comunale. È tutto un altro Castelnuovo per effetto del pareggio e dell'uomo in più. Così al 25esimo De Giglio si fa praticamente quasi tutto il campo portando il pallone, seminando un avversario ed il portiere ospite per depositare alle sue spalle il gol del 2-1. C'è poco da vedere nel prosieguo. Il gioco sarà spesso interrotto tra cambi e falli e nello scarso, forse in finale, che tenta il Castelfidardo il risultato non cambierà. Punti importanti dunque per il Castelnuovo nella sfida diretta per la salvezza e con all'orizzonte l'impegno contro l'Aurora Alto Casertano e la gara contro il Fano ancora da recuperare. Il servizio è stato firmato per noi da Ania Cantagalli ed ora cambiamo disciplina. Si sono sfidati a colpi di dritto e rovescio i bambini che hanno partecipato ieri al progetto nazionale Fit Junior Pro presso il Circolo Tennis Silvi, una giornata all'insegna dell'apprendimento ma soprattutto del divertimento. Vediamo. Gli esploit di Berrettini e Sinner, che hanno riportato dopo decenni il tennis italiano ai vertici delle classifiche mondiali, sta dando i suoi effetti positivi all'interno dei circoli e sul movimento giovanile. Una bellissima e soprattutto sana giornata di sport ha contraddistinto ieri mattina il centro polisportivo a Marina di Città Sant'Angelo, che ha ospitato la fase provinciale teramana dei campionati nazionali Fit Junior Program categoria Green 10-12 anni.
A curare l'evento il Circolo Tennis Silvi, a cui hanno partecipato il Circolo Tennis Teramo, quello di Martinsicuro, quello di Montorio e due squadre proprio del Circolo Tennis Silvi. Dall'avviamento al perfezionamento, il FIT Junior Program è un nuovo sistema nazionale di valutazione didattica e di certificazione della qualità dell'apprendimento. Sono definiti 5 livelli sulla base, oltre all'età, di palle, racchette e spazi utilizzati. Il campionato promo parte con la categoria Red 6-7 anni, poi Orange, Super Orange, Green e Super Green 14-15 anni. Quindi è un modo per incanalare i ragazzi nelle attività della Federazione Italiana Tennis, che prevede, come dicevamo, un primo step che è quello del Fit Junior Program, che si divide sia nei campionati sia nei tornei individuali che si giocano in tutta la provincia dalla settimana prossima. Dopodiché, da questo primo step, l'obiettivo poi è quello di farli passare poi nell'attività agonistica della Federazione Italiana Tennis. Le difficoltà, confessano i maestri, ci sono, dato che spesso e volentieri i bambini scelgono di praticare uno sport influenzati dagli amichetti, e in questo a prendere il sopravvento poi sono gli sport di squadra. All'inizio non è facile, però diciamo le soddisfazioni ce le togliamo noi, ce le tolgono loro, e i genitori ci ringraziano perché si ritrovano per le mani poi dei bambini che hanno più autostima. Contento il presidente del Circolo Tennis Silvi, Silvestro Di Berardino. Dopo 2 anni di pandemia e con le attività andate avanti a singhiozzo, dice: finalmente torniamo a vedere sorridere i bambini e i loro genitori, e poi nel futuro chissà. Come ho già detto, toglierli dal computer e dalle attività, e quindi farli stare all'aria aperta e fare attività sana. In più non ci dispiace, adesso abbiamo un volano molto importante, Berrettini, Sinner, abbiamo un tennis che funziona, e quindi francamente avere anche qualche bambino che si appassioni di più, poi sarà al divenire le possibilità o il futuro di questi bambini. Noi intanto li mettiamo nella condizione di poter operare al meglio. Termina qui il nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione replay a cura di Enrico Rocchi. L'informazione invece torna alle ore 19, grazie per l'attenzione, buon proseguimento.